Sua Eccellenza Inder ci ha ricordato una cosa molto importante che sta alla genesi della nostra amicizia e del nostro lavoro, perché il lavoro ci ha condotto ad un'amicizia. Cioè, noi siamo partiti su una spinta molto precisa, proveniente da patriarchi e vescovi responsabili delle chiese cattoliche, poi la cosa si è allargata nei paesi allora legati soprattutto al Medio Oriente, a maggioranza musulmana, e abbiamo identificato lo scopo del nostro esserci e del nostro lavorare nella conoscenza reciproca tra cristiani e musulmani, letta attraverso l'occhio, lo sguardo dei nostri fratelli cristiani, soprattutto in quelle regioni. È una scelta che risponde ad un criterio a cui personalmente sempre mi attengo, per superare il vizio europeo dell'intellettualismo, in cui tutti, anch'io, spesso cadiamo, e che io chiamo assecondare la realtà. La realtà è una trama di rapporti e di circostanze attraverso le quali, Dio ci interpella personalmente e ci chiama a rispondere. La realtà ha quindi un valore quasi sacramentale e perciò vogliamo in tutti i modi accompagnare i processi in atto, creando un'amicizia, una comunione tra soggetti. Questo lavoro ha dato qualche frutto. Abbiamo anzitutto progressivamente allargato il campo dell'amicizia e siamo arrivati a poter coinvolgere dei nostri amici e fratelli musulmani, cosa che all'inizio non era ancora possibile, e abbiamo tentato di articolare o di trovare elementi comuni. Sembra a me che questo decimo comitato stia o abbia, è ormai finito, abbia registrato l'inizio di una grammatica comune, e questo credo sia tanto più positivo quanto più il nostro sguardo si è molto allargato in un comitato come quello di questi due giorni. Abbiamo veramente ascoltato, imparato moltissimo della situazione di diversi paesi. Una delle cose che mi ha colpito e che documenta questo inizio di grammatica comune è che ho trovato il dialogo, il lavoro tra di noi, non più caratterizzato da quello che è stato per i primi 7-8 anni, e cioè una riflessione di tipo più marcatamente intellettuale, teologico, filosofica o altro da parte, dell'Ovest, a cui si ergeva dall'altra parte uno stile di racconto molto più marcato,
molto più pratico, molto più espressivo delle situazioni di fatica e di difficoltà. Invece devo dire che questa volta, pur senza perdere questo aspetto testimoniale e di narrazione che è fondamentale perché la vita viene prima della dottrina, ci sono stati interventi molto importanti, molto robusti e molto significativi di interpretazione della realtà da parte di moltissimi nostri amici provenienti dall'Oriente. Quindi questo lo reputo un segno prezioso che una grammatica comune sta crescendo. Speriamo che non contenga il rischio di un contagio intellettualistico eccessivo da parte degli occidentali sugli orientali, perché questo sarebbe decisamente negativo, ma non penso, penso che ritornando con pazienza su tutti i contributi, su quelli che ancora arriveranno, cosa che il centro farà, potremo vedere il positivo di questo dato. Mi limito a sottolineare taluni elementi che sono quelli che mi hanno interessato di più. Effettivamente il titolo di quest'anno era molto presuntuoso, nel senso buono della parola, anche molto difficile in un certo senso, come i vari interventi hanno testimoniato. Però valeva la pena, perché ci ha aiutato, diciamo, questo tema della secolarizzazione, la cui genesi è totalmente legata al fenomeno cristiano, soprattutto dell'Occidente, e il tema dell'ideologia politica ha mostrato un dato imponente, e cioè che l'Europa ha perso le sue sicurezze e che si trova in un momento grave di passaggio e di crisi. Gli accenni all'esperienza francese fatti dal professor Hude, ma se ne potrebbero aggiungere molti altri, le cose dette dal professor Branca circa la fatica che facciamo a convivere, ad accogliere le seconde generazioni musulmane in una città come Milano, sono solo due espressioni, diciamo, di questa fase che si apre per noi europei e nordamericani come carica di interrogativi e come contrassegnata da una fatica e da una stanchezza anche nelle nostre chiese, anche nelle nostre chiese cristiane, che sembra un po' togliere speranza. Non è così. E il fattore, diciamo, del grande credito che sta avendo Papa Francesco è un elemento provvidenziale che ci consente di guardare al futuro con occhi resi più limpidi, insomma. Però è indubbio che c'è un grandissimo lavoro da compiere in Europa, e quindi una delle tesi sostenute già da due anni a questa parte da Oasis, e cioè che bisogna smettere di parlare di Oriente e di Occidente perché i problemi sono veramente comuni, trova in questo, secondo me, una conferma imponente. E da qui nasce un altro elemento che mi colpisce molto. Questo ci mette di più in comunione e pone in risalto
la necessità che riconosciamo che una nuova visione culturale, una nuova, come l'ho chiamata, interpretazione del mondo e in esso delle fedi e delle religioni incomincia col porsi del soggetto. Il primo principio culturale non è un fatto intellettuale, ma è un soggetto che per grazia si pone ed affronta col noi, perché diceva Scatolin, affronta in relazione, affronta l'esistenza e l'esistente, cioè affronta la realtà di confronto tra persone, popoli, comunità cristiane e religiose in generale, insieme almeno con la domanda di senso, cioè di significato per il vivere e di direzione di un cammino. Quindi pare a me che da questo comitato riemerge l'urgenza di una cura verso il soggetto che noi siamo, di una cura che non potrà avvenire senza il coinvolgimento responsabile di ciascuno di noi con lo strumento, con il centro Oasis. E qui forse, dopo 10 anni, potrebbe essere arrivato anche il tempo, il momento di raccogliere suggerimenti in vista di nuove forme, cosa che non possiamo fare qui de visu, ma non ci mancano gli strumenti per poterlo fare a distanza. Comunque l'importanza dell'emergere del soggetto unitario, perché la realtà ci impone questo dato, e se il soggetto è assicurato, come avviene in una famiglia, come avviene in una comunità cristiana, in una comunità religiosa, come avviene in una nazione, se il soggetto è assicurato, il tempo poi, assecondando la realtà, farà sorgere le scelte da compiere, le iniziative da fare, eccetera. Vengono sempre inevitabilmente, come dimostra la storia, quindi la storia della Chiesa, ma la storia dell'umanità. Se il fattore numero uno è il porsi del soggetto e quindi favorire dovunque la nascita, la suscitazione del soggetto, e qui basta per i cristiani ma anche per i musulmani stare in maniera vitale, praticante in senso nobile dentro le nostre realtà, cioè l'esempio che Sua Eccellenza Inder faceva delle chiese, eccetera, è l'esempio di questa bellissima esperienza di Sor Agata, del network tra le donne, voglio dire, stare dentro le nostre comunità in maniera consapevole, vitale, facendosi carico di questo orizzonte che Oasis ci ha aperto, implica però compiere una scelta di campo circa il significato e la direzione dell'azione. E io credo che questa scelta di campo si imponga oggi per i cristiani, recependo che l'ecumenismo e il dialogo interreligioso non possono più essere trattati come un fenomeno superadditum, come un fenomeno aggiuntivo a un'esperienza della fede in sé conclusa, e qui raccolgo la preoccupazione di non schiacciarci della signora pakistana, di non schiacciarci su un'idea statica di identità, quindi prima di tutto accettare che oggi la fede di un uomo che abita a Milano piuttosto che a Parigi, piuttosto che a Beirut, piuttosto che a Lagos, non può non tenere conto nella debita gerarchia sia della dimensione ecumenica che della dimensione interreligiosa. Neanche la teologia è arrivata qui, sia chiaro, perché noi facciamo ancora le cattedre dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso, il che significa che queste due dimensioni costitutive dell'esperienza della fede
non attraversano tutto il campo del sapere. Dobbiamo aggiungere una cosa in più, perché tutto il resto è già concluso in sé e non è capace. Ovviamente ci vogliono decenni, è chiaro, bisogna guadagnare una conoscenza della materia. Ma questo allargamento dell'orizzonte dell'intellectus fidei, che nasce da un soggetto che vive la fede, trova nel recupero o nell'affronto dell'esperienza comune, fondamentale ed elementare dell'uomo, che strutturalmente ricomprende l'esperienza religiosa, trova secondo me la sua esplicitazione. Dobbiamo avere il coraggio di mostrare la convenienza, nel senso medievale della parola, la grande corrispondenza dell'esperienza religiosa alla sete di verità, di bontà e di bellezza che c'è nel cuore dell'uomo di oggi, secolarizzato o meno che sia, mi spiego, ma questa cosa è indistruttibile. Un uomo non può vivere, anche se vivesse solo 5 minuti, dovrebbe fare il conto con la dimensione religiosa della sua vita, perché la questione del senso è una questione fondante che fa emergere le domande ultime del vivere a cui uno non può mai sottrarsi. Certo, si tratta di non equivocare su che cosa sia questa esperienza elementare e questa esperienza religiosa. L'esperienza elementare ci consente di partire dal quotidiano dell'uomo, nel quale ogni uomo di qualunque religione, etnia, cultura e tempo conviene. Non a caso il dibattito sulla famiglia, sulla vita, sugli affetti, sulla mancanza del lavoro, sulla modalità scriteriata di riposare affiora ogni giorno, perché questi sono il quotidiano dell'uomo e ciò in cui tutti gli uomini convengono. Cercare la radice religiosa inevitabile di tutto questo non significa, ecco il punto, a mio parere, come molte relazioni, anche quelle che non ho ascoltato ieri ma che ho potuto leggere ieri pomeriggio, che non ho potuto leggere, hanno mostrato, questo non implica una neutralizzazione pubblica del religioso e non implica neanche una rinuncia alla identità inevitabilmente concreta e singolare delle religioni. Ecco il punto critico di tutta la questione. Abbiamo un'azione da fare in pubblico, dobbiamo rifiutare la neutralizzazione del religioso e di ogni visione, anche agnostica o atea, un certo tipo di concezione del potere, perché abbiamo visto che la cosa vale sia in Europa che nel Medio Oriente, mi spiego, e che i processi stessi di islamizzazione sono indirettamente colpiti da questa malattia, accettare un'idea di uno spazio di indistinti in cui ognuno debba spogliarsi dal singolare, dal particolare. È impossibile per l'uomo vivere un'esperienza religiosa al di fuori di un universale concreto. Quindi bisogna essere cattolici fino in fondo, cristiani fino in fondo, musulmani fino in fondo, in maniera dinamica, assumendo all'interno dell'esperienza religiosa della fede a 360 gradi ecumenicamente e dialogicamente ogni altra esperienza religiosa. Ma questo è realmente possibile soltanto se uno vede la concretezza per esempio per me cristiano, di Gesù Cristo come l'universale concreto, per usare l'espressione di Baltasar. Ed è questo lo scandalo per la modernità che ha prodotto il fenomeno dei secolarismi, diciamo questo per dire certi esiti che tuttavia non sono scontati, ma che vediamo essere anche in un certo senso il rischio dei paesi
in cui il peso musulmano, che sia maggioranza o meno, è comunque molto grande, e questo è un problema che anche la religione musulmana non potrà evitare. Quindi non si tratta di far fare dei bagni di secolarismo ai musulmani. Qui bisogna distinguere bene, come ha detto Duchesne, tra secolarismo e secolarità, sono due cose molto diverse. Si tratta di andare a fondo all'universale concreto della propria fede, ma secondo tutta l'ampiezza che questa fede porta con sé. E qui dovrà nascere, sono d'accordo con Scatolin, anche un confronto sui contenuti della fede. Questa idea che circola un po' dovunque, che per esempio con i musulmani si può parlare solo di diritto, non si può parlare d'altro, è un'idea molto limitante e ultimamente sbagliata. Quindi bisogna andare ad un confronto coraggioso. Situati dentro la realtà, certo, questo implica, soprattutto nelle società plurali nostre, non mi ricordo più chi l'ha detto, ma l'ho segnato, qualcuno lo ha detto, implica prendere coscienza di come stanno cambiando le società e di che cosa vuol dire la pluralità in cui siamo immersi, dovendo poi vivere insieme in ogni caso. E nasce qui il grande problema della traduzione dell'esperienza, cioè nel momento in cui si riconosce che nessuna esperienza umana può prescindere dal religioso e che il religioso implica un'appartenenza ad un singolare, concreto, universale, dobbiamo essere capaci di narrare a chi non vive questa esperienza, traducendola, mi spiego, la natura di questa esperienza. Questo soprattutto per impedire la neutralizzazione del sociale e del civile, che mutilerebbe l'esperienza del religioso. Quindi questa questione della traduzione è di capitale importanza, ed è uno dei fattori per cui nelle società occidentali stiamo in questo momento mancando il bersaglio. Sono stato impressionato dalla survey che la professoressa Rossi ci ha presentato circa il grado di secolarismo dei vari paesi, no? Appunto, è assolutamente necessario che noi impariamo a narrarci in maniera corretta. Pensiamo, forse probabilmente questa esperienza delle grandi manifestazioni francesi, che sembra essere andata oltre in maniera creativa, oltre la pura protesta o la pura opposizione, e il fatto che molti non cristiani si siano coinvolti in questo è molto significativo, forse può darci qualche segno di quale sia la direzione, ma se non riusciamo ad intercettare l'obiezione dell'altro, la sua domanda confusa e al limite anche le ragioni di una ostilità, inevitabilmente anchilosiamo, cioè riduciamo la potenza universale, parlo per me, dell'avvenimento cristiano come tale. Quindi questo mi sembra un altro dato importante che è stato proposto da uno in maniera esplicita, che fu il tema del celebre dibattito tra Habermas e Ratzinger nel 2005, ma che io vedo, perlomeno per quel che io conosco, essere molto poco capito e recepito, per esempio nei nostri mondi cattolici, ecclesiali, qui in Europa. Senza questo non si capisce il grande tema della libertà religiosa, tutta la questione dei diritti resta solo sulla carta, vengono invocati e strumentalizzati, e soprattutto non riusciamo ad affrontare neanche gli elementi costitutivi del travaglio in cui siamo immersi in questo inizio di millennio, che ci vengono dalla tecnoscienza, dalla finanza, dall'economia, dalla civiltà delle reti,
e quindi questo è uno sforzo che dobbiamo fare. Questo per dire taluni elementi che ho segnato, trattenuto, ma è una lettura puramente personale e soggettiva di tutta la ricchezza di questi giorni, quindi non ha nessuna pretesa di sintesi.